Gli svedesi lo fanno, lo fanno, lo fanno. Bentornati nella cripta del Marciume, inaugurerò questa prima puntata o prima clip in differita, cioè il primo video con un vero e proprio montaggio che mi permetterà anche eventualmente di dire una qualche stronzata che potrò tagliare durante l'editing, ma soprattutto mi permetterà di mettere una qualche campione di quello di cui si parla, magari qualcosa di sovraimpressione, quindi questo è il primo di una serie di video che dovranno aiutarmi a distribuire meglio i contenuti invece che fare dei video enormi di 80-90 minuti come ho fatto fino adesso. Terrò le news per una diretta da fare nel weekend, adesso vediamo se venerdì sera o sabato pomeriggio o addirittura la domenica, adesso vediamo un po' come potrebbe essere la soluzione migliore. E invece facciamo una serie di clip o di registrazioni specifiche su uno o più demo in cassetta o magari oppure magari delle cose tematiche come una serie di registrazioni della su un'etichetta ad esempio o due o tre recensioni tema. Sicuramente vorrò dividere quello che è musica, quindi vinile, cassette e CD, da quello che è, sono fumetti, da quello che sono libri, oppure anche a livello tematico alcune cose che sono totalmente incatalogabili in altre cose, e vedrete che ci sarà qualcosa che non si può bene catalogare né come libro né come graphic novel e così via. Allora, detto tutto questo, premesso tutto questo, parliamo del demo di una demo tape, come dicono alcuni, anche correttamente, io preferisco dirlo al maschile, ovvero di un demo tape di questo gruppo svedese di Malmo, formato nel 2015, che nel 2017 ha registrato questa cassetta, uscita anche per il mercato asiatico su Morbid Bastard Records. È uscito soprattutto anche per Shadow Records in un formato di 7 pollici in vinile, che è andato sold out praticamente subito ed è stato ristampato in altre 500 copie all'inizio dell'anno, quindi ci sono 1000 copie di 7 pollici in giro, volendo, se uno se lo vuole andare ad accattare, è disponibile. La cassetta era limitata a 100 copie, io non so quante ce ne siano ancora in giro, secondo me non è così facile da reperire, ma 2017, voglio dire, in un modo o nell'altro salterà fuori, ecco. Magari no, perché sta roba qua è decisamente quella roba incredibile. Gli svedesi, quando decidono di toccarla, la toccano sempre in maniera definitiva, soprattutto quando si parla di questo genere. Di che genere parliamo? Io l'ho visto sempre catalogato come black metal, però è black metal come potevano essere black metal gli Allgaion o Necrophobic. E poi tra l'altro con contaminazioni che non tanto nella prima traccia ma nella seconda e nella terza, che sono veramente molto varie, ci sono dei riff che vanno quasi addirittura a ricordare qualcosa forse di più vicino alla scena punk hardcore che non immaginiamoci roba punk hardcore, diciamo, come potevano interpretarlo gli Slayer, ecco, a suo tempo. Ed è il demo, questo demo in particolare, è davvero pieno di slayerate tipiche del thrash metal di quella linea. Quella linea che poi è ispirata a gruppi come Vader, come volendo anche l'altro gruppo finlandese che dovrò, di cui demo verrà ristampato in
7 pollici della mia etichetta, stiamo parlando di ovviamente di Sickness. Secondo me la differenza sostanziale tra questo gruppo e quello che può essere di Sickness, i Sickness sono veramente totalmente folli, hanno proprio quel tipo di energia grezza totalmente incontrollata, veramente folle, che manca. Però questo è un gruppo che ha la classe tipica di un gruppo svedese. E come dicevo prima, Shadow Records ha ristampato questo demo in 7 pollici, e non è una cosa sorprendente perché ricorda in alcuni punti, ha quelle sorte di melodie che mi ricordano in alcuni punti, ad esempio Malin, che sono un gruppo ovviamente legato a Shadow Records. In realtà è uscita per questa, è Unglasscut Production, che non so se sia l'etichetta. Ho guardato la biografia dell'etichetta, cioè, o meglio, la discografia dell'etichetta, non c'è tanto di più rispetto a questo. Ecco, c'è un altro gruppo e basta, quindi può anche darsi che sia un amico di loro e poco più. Tornando indietro, come suona questo demo? Suona come qualcosa fatto dagli svedesi. A me ha dato anche un po' un'impronta, ha dato anche un po' l'effetto che mi diede quando uscì il primo 7 pollici di Necrofobia, tornando di nuovo al gruppo che avevo citato prima. Perché hanno quell'anima black metal, fusa, ma non fusa in maniera, diciamo, come si intende tanto adesso. È una roba che sanno fare solo gli svedesi, non chiediamoci come, perché ce l'hanno nel sangue, è una cosa atavica. Riescono a mettere le cose assieme in una maniera, pensano animated, hanno sì alcune cose che possono ricordare un gruppo di metal, ma in maniera molto 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 blanda, a livello descrittivo. Allora, questo è un gruppo che, a seconda del punto di vista con cui lo si osserva e con l'orecchio con cui lo si ascolta, può essere sia un gruppo death metal che un gruppo black metal. Poi in realtà la suddivisione tra due generi, se proprio vogliamo, tornando indietro un po' nel tempo, prima che venisse fuori tutto il filone, diciamo, Burzum, più tutto il filone norvegese più spinto, non erano che poi fossero dei generi completamente scollegati. Dicevo, la fusione è la tipica fusione svedese di queste cose. Soprattutto, io quello che volevo dire prima, e poi mi ero un po' perso, avevo perso un po' il filo, è che questo demo potrebbe essere anche considerato per certi versi legato a quello che è la scena del death metal melodico svedese. Però, quando si parla di death metal melodico svedese, uno vengono in mente dei gruppi che non hanno assolutamente niente a che fare con questa vena. Ad esempio, tutto il discorso, non so, In Flames, eccetera, eccetera. Questo è uno di quei demo che mi fanno sentire metallaro. Io non sono proprio legatissimo a quella parte, diciamo, del death metal, del black metal, del thrash e così via. Però quando sento questi riffoni un po' volendo alla, non so, alla Whiplash, ti fai davvero prendere, perché sta roba qua è davvero trascinante in un certo senso. Era anche una cosa che magari erano i primi Sadus, che ti davano quel senso proprio di headbanging, spinto, insomma. Non tutti i gruppi svedesi ce l'hanno in questo modo. A volte, secondo me, è una cosa talmente diffusa in Svezia che anche qualcuno che non la capisce del tutto ci si butta dentro e cerca un pochino di fare il verso. Però chi ce l'ha in maniera marcata. Questo è un grandissimo demo che ha tutte queste caratteristiche, secondo me. Ha tutte queste sorte di armoniche un po' melodiche, che sono tipiche, diciamo, di quella scena. Non c'è molto altro da dire. Questo è un demo raccomandatissimo. Purtroppo non credo che esista una versione digitale intesa su supporto CD. Ci sarà il solito download su Bandcamp, la possibilità di comprare il 7 pollici, con la possibilità poi di prendere anche la versione digitale sempre su Bandcamp da scaricare. Però, insomma, chi come me è ancora legato al digitale, c'è sia il 7 pollici, prima seconda stampa, che la cassetta. Questa è la versione asiatica. Non so che altri progetti ci siano dietro il gruppo. Alla fine sono fermi da un annetto, però questi sono quei gruppi un pochino, diciamo, di nicchia, che tendono poi a farsi
anche un pochino desiderare prima di far uscire qualcosa. Se dovesse uscire qualcosa di definitivo, magari anche un full con questa qualità, beh, questo sarebbe veramente forse uno dei migliori album del 2018 già preannunciati. Siamo già poi in realtà ben oltre la metà, quindi non so se, a meno che non saltino fuori da un momento all'altro con qualcosa del genere come hanno fatto Arcigoto, direi che non è così probabile, però insomma stiamo a vedere e stiamo a vedere cosa ci porterà al futuro. Ultra Silvan, il nome ovviamente preso dalla frase latina che sta a identificare la Transilvania, cioè la terra oltre le foreste, Ultra Silvan, che non ha niente a che vedere con Silvan il mago, ma bensì con la selva, intesa come boscaglia o foresta. Super consigliato, grandissimo demo. Seguo un pochino le tracce a livello concettuale di Hexenslot che abbiamo recensito qualche settimana fa. Per oggi è tutto, demo raccomandato, pigliatevelo.